Chassid is someone who mainly learns chassidut. It's a type of Torah which kind of goes into the depth of Torah. A chassid is also somebody who doesn't just do the letter of the law, but goes beyond what the Torah demands of him, and does, you know, just a little bit more than what he exactly has to do, does a little bit more. That's what a chassid is. A chassid is also somebody who uses more, not just the mind, but also learns and prays and does Judaism with all of his heart and feeling. Yeah, chassid is something, a feeling. It's, you know, it's not a label, but yeah, all the bachrim are chassidim, Rami, the teachers. It's a way of life where you're brought up and you live it. So. Possiamo paragonare la nostra vita, no? A un vestito. Un vestito che magari tuo padre e tua madre ti hanno comprato fin da piccolo, no? Bianco, pulito. Tu poi vivendo ti va di fare quell'esperienza e ti vai a rotolare nella terra e ti sporchi. E quelle macchie, anche se lavatici, cioè, non vanno più via. Beh, un po' così anche il valore della castità, no? Nel momento in cui ti accorgi che hai quasi sprecato un dono che ti era stato fatto, ti accorgi che la macchia è rimasta. Però la cosa bella poi della religione, dell'amore di Dio, è che pone a tutto un rimedio, cioè stando con Gesù tutto viene fatto nuovo. Vegetable tanning has a long history. It begins with prehistory, and after centuries, it has reached its perfection in Tuscany. This short video shows some stages of the production process. Let's enter some of the units where the famous Vacchetta leather is born. The experience of the master tanners in weighing out the different ingredients and in alternating these phases is crucial to the production of different items, whilst respecting mankind and nature. Tuscan vegetable tanned leather, made by hand and with the passion of few, who yet are still best in the world. E le agenzie di comunicazione in contatto con Puglia Pictures potranno acquistare tra le immagini in mostra le più belle per le loro pubblicazioni. Guarda mostra pubblica con Puglia Pictures.
diciamo, da vivere qui, oramai ci siamo dentro e viviamo con l'Ilva, ci siamo abituati a vivere con l'Ilva noi. Da piccola seguo sempre Heidi, quindi avrei immaginato un posto del genere. Chissà, forse un domani. Ci auguriamo che si possano risolvere tutti questi problemi. Thank you.